La registrazione audio che state per ascoltare risale al 10 luglio 1986 ed è avvenuta nel corso della 23esima udienza del processo alla nuova camorra organizzata, dinanzi ai giudici della Quinta Corte d'Appello di Napoli. Il criminale milanese Renato Vallanzasca, accusato da alcuni pentiti di camorra di appartenere al clan di Raffaele Cutolo, reagisce all'ennesima accusa di Giovanni Melluso e dà inizio ad un feroce sfogo contro i pentiti e contro la corte, per poi proseguire la propria autodifesa con una lunga arringa dai toni più pacati. Buon ascolto e buon proseguimento su Spazio 70. Un 20 giorni fa, Presidente, qui è venuta la deputata Aglietta, mi sembra che si chiama Aglietta, non so il nome, si è messo là vicino alla gabbia di Astorina e stava parlando con Astorina e vicino c'era Vallanzasca. Hanno parlato, Presidente, più di mezz'ora. Disgrazia vuole che io quella gabbia sono vicino. La gabbia di difesa, io sono così. Puoi parlare come vuoi. Si sente, sei a due passi. E gli ha detto, aiutate il Presidente. Risponde Vallanzasca. Dice, ci penso, si riferisce a Tortora. Quale regola si riferisce? Risponde Vallanzasca, per Melluso ci penso io. Ecco perché vi dico, c'è una volontà. O forse gli promettono qualcosa, io basta che gli faccio sapere a lei come stanno le cose. A posto, mi sono fermato. Allora fate una cosa, chiamate a Vallese, come dice che non è cominciamo vero. Cominciamo a chiamare Vallanzasca. Chiamate, è Vallanzasca che può dire, non è vero. Ma quello mica può aiutare la giustizia, quello aiuta gli avvocati. Questa cosa che allora, ho messo. Ho finito, questo. Allora adesso Vallanzasca. Allora, ma il confronto con Vallanzasca, Presidente. Bellusso, ritornate, noi abbiamo un'imputata alla quale non si sente bene, ha viaggiato una giornata e mezza a Milano. Non si sentiva bene stamattina. Allora, Vallanzasca. Come? E che non si sente? Che? Allora, forza, dai, pigliate Vallanzasca, dai. Che bene qua, che ne parliamo in mezz'ora qua. Vabbè, ma che quello deve convertire. Ma consigliere, ma non sarebbe il caso di sentire Melluso perché precisi finalmente? No, vediamo prima che dice. No, Vallanzasca! Sì. Mi state a sentire? Ma devo dire i carabinieri, Vallanzasca che può fare? Quella è chiusa. No, ma mi state a sentire? Bene. Vieni qua, stiamo dicendo ai carabinieri che la devono portare. Vallanzasca, portate qua Vallanzasca. Zitto! Aspettiamo, stiamo aspettando. Abbiamo detto ai carabinieri che la devono portare, stiamo aspettando. Può fare venire pure qua. Mezz'ora. Ma ci deve spiegare che cavolo comunque, significa ora non capire niente, stiamo Roberto, non sta sentendo niente. Siete venuti 5 volte qua davanti. Sì, ma mi avete sempre mandato via. Questo che voi guardate di picchiate, ce lo tenete per ore. Qui non dovete fare la faccia bella di coccolarci e poi fate quel cazzo che volete voi. E che cosa volevo? No, e vi faccio stare qua mezz'ora. Cazzo di ferro, no. Devo parlare col Presidente. Oh puttana madonna. Zitto, comportamento. Dico. Comportamento, Presidente. Dico, qui state facendo una bella faccia che ci date gli zuccherini e ci pigliate per i fondelli come hanno fatto nel primo grado. Qui oggi qui è venuto questo a portarvi la carta straccia. Perché è carta straccia. Dopo vedremo. Vabbè, ma non dopo vedremo. Non l'abbiamo acquisito. Io quello che sto dicendo, che qui quello che era stato denunciato in primo grado, la vostra mafia con la stampa è identica in appello. Perché in appello, dopo le smentite categoriche che ha avuto quel pagliaccio, non è apparsa una riga. Non è apparsa una riga. Quindi dovete dirmi, non 5 minuti, io devo difendermi.
Mi volete far parlare o no? Ma scusate, Balanzani, vi dovete difendere da che cosa? No, tutti i momenti, arriva Tizio, te ne devi andare, va bene. Arriva Caio, te ne devi andare. E basta. Ma vi dovete difendere da che cosa? Io mi devo difendere. Io ho avuto, quello sta dicendo. Astorino gliel'ha gridato da là. Quello sta dicendo una cosa. Perché si accanisce? Primo, perché a me vedere gli elementi del genere che si spacciano per i belli che vengono qua ghindati d'oro, che fino a ieri sono stati dei pezzetti. Perché il a questo signore qui. Zitto! Comunque, Melluso, in ogni caso, dico. Non vi fate allontanare! Melluso, non vi fate allontanare! Ma cosa sei? Melluso, avete già parlato a sufficienza e adesso basta! Questo, su questo punto qui ha ragione. Lui quando ha parlato anche di voi non vi ha mai rivolto la parola poco riguardosa. Voi dovete mantenere un contegno al momento. Questo è... Ma è semplice, qua si butta. Presidente, avete accertato, vi chiedo solo, avete accertato quanti anni ha la figlia di D'Amico? Lo avete accertato almeno questo? Quanti anni ha la figlia di D'Amico? Lo avete accertato? Qui si fa la svelta, si butta il fango addosso alla gente e poi si va via. Vallanzasca, è troppo semplice. Posso dire, Vallanzasca, la figlia di D'Amico, ho letto nella querela che ha fatto D'Amico, è nata nel 1969, non dobbiamo accertare niente, perché ce l'ha detto D'Amico. No, ma indipendentemente no, perché la parola di un altro pentito a me non basta. L'avete accertato voi. Ma l'uso. Potrebbe aver detto una fesseria anche D'Amico. Accertatelo allora. Io sto semplicemente dicendo, qui si dice, uno arriva qua, ti butto un chilo di fango addosso, quei signori, a partire da lui, al signor Pandico, non hanno fatto altro che dirmi che ho comperato una dentiera a mia madre a 72 anni per mandarla a fare marchette. Dico, se ancora voi avete il barbaro coraggio di tenere in considerazione certa gente, ma dove vi state abbassando? Ma non ve ne rendete conto? Questi mi hanno detto, hai fatto prostituire tua moglie, hai fatto prostituire tua madre, tuo fratello un ricchione, tuo padre un pervertito, me ne hanno detto di tutti i colori e ancora voi li state a sentire. Ma è una vera... Siete vergognosi, come ve ne rendete conto? Come siamo tutti gli imputati? Ma no! No! Presidente, Presidente, io dico questo. Oltretutto la Corte in certe situazioni non è presente. Il procuratore generale queste cose le sente. Io questa... Presidente, non si è sentito quando... Non si è sentito quando mi hanno... Non si è sentito quando mi hanno detto che mia moglie e mia madre sono mignotte. Allora parte. Allora, come, da dove risulta? Io sto semplicemente dicendo, non facciamo detto, quando la Corte non c'è, non facciamo il gioco del detto. Quando c'è la Corte. Vallanzasca, salva sedi. Parlate con calma, correttezza, con tranquillità. Ma fai quello che vuoi. Vabbè, Vallanzasca. Presidente, io chiedo. Adesso vi dovete andare a allontanare, è ben giusto, perché voi vi rivolgete nei confronti del procuratore generale. Un momento, alto. Presidente. Accusate il forse non ci siamo capiti. Presidente, una cosa. Noi apriamo soltanto cosa me la vuol far dire. E poi me ne vado. Siccome io ho detto, il procuratore non fa altro che girare delle parole che per me sono state ben chiare, sono registrate e le hanno sentite tutti. E non l'ha sentita. Dico, quando la Corte non c'è, ma il procuratore non può dire di non aver sentito, dice dove risulta. È ovvio che se la Corte non c'è, io... Ma non l'ha sentito. Se è? È che non le ha sentite. Chi le ha sentite? Voglio sapere non che non l'ha sentita. Beh, allora c'è una cosa. Ci il sono, io, momento. Se dice che non le ha sentite, perfetto, d'accordo. Non le ha sentite. Perfetto, basta, d'accordo. Non si pone in discussione. Adesso lo dico, calma, le dico. Partiamo dai carabinieri delle scorte. Tutti i carabinieri delle scorte, che nonostante tutto, nonostante che qua ci sono affermazioni dei carabinieri, fatti ultimo di tutti ad Astorina. Astorina, devi capire che noi abbiamo dei superiori e non possiamo... E vengono qua e fanno tutti gli indiani, non sente niente nessuno. Dico, ci sono i giornalisti e non lo scrivono.
Sentite, c'è un'altra cosa. Sentite una cosa di carattere più generale. Qua vi siete scambiati in giuria da una parte e dall'altra. Me ne è sono vero, no? Fin dalla prima udienza. Presidente. Che non era un cliente regolare. Presidente. Io, l'unico. Volte un contegno non corretto e non presidente, all'aula. Presidente. Quindi questa posso è dire una cosa? Che devo fare a tutti. Presidente, i miei interventi nei confronti non di tutti, parlo di Pandico, l'ho chiamato Carmela, gli dicevo dei Tampax, ma erano le mie, erano battute, che rispondevo, un momento, io rispondevo a un fatto che mi dice, stai zitto tu che hai fatto prostituire tua moglie, sei figlio di Enenne, hai fatto prostituire tua madre. Sì, a bene o male, non mi sembra che chiamando Carmela... Veredite da una parte e dall'altra. Ma no, ma non è la stessa cosa. Se io dico una persona stupida, questo non mi può riempire di ingiurie per tutta l'udienza. Questa parentesi che certamente non è piacevole sentire. Ma momento, forse non ci si dicono delle parole ingiuriose. Lei, nei suoi confronti, nei confronti della Corte, e sono venuti stamattina degli avvocati a chiedere che un'imputata non venisse si è messa vicino a Melluso per paura che questo la insultasse. Più di così siamo arrivati a questo. Una richiesta da parte dell'appuntato Crisci. No. Allora facciamo i nomi. Sì, l'appuntato Crisci. Io ho chiesto all'appuntato Crisci. Ma non tenendo... Non è che temeva di essere insultata, non insultata, non desideravo stare... No, qua i riferimenti è del Melluso, il Melluso, è del Melluso, è di quando c'era quell'altro signore San Filippo. Presidente, lì dentro c'è carta straccia, non mi interessa niente di quello che c'è. Voi l'avete esibito. Sì, lo so. Possiamo aprirla allora? Io sto dicendo... Senti, è carta straccia, cioè, riguarda questo faccio... No, Presidente, la parete, dico, sì. Vediamo di allora modo. Dico, posso concludere, diciamo più brevemente possibile la mia deposizione. Voi vi dovete difendere soltanto da un'accusa, di far parte della nuova Camera Organizzativa. Ve ne siete difesa, tu Presidente, se io mi dovevo difendere per una rapina, dicevo, è pazzo, non conosco nessuno, chiedi confronti e non ho nient'altro da dire. Qui mi devo difendere dal fumo, c'è fumo, Presidente, io devo solamente stare attento a non intossicarmi perché c'è fumo in giro. È un rapporto giudiziario. Sì, Presidente, sto dicendo, mi fate concludere la mia deposizione o no? 2 minuti. Perché noi dobbiamo sentire donna, una imputata sia pure, che una donna che ha viaggiato tutta la notte e stava... E allora dico, Presidente, e non però che dopo ci siano altre, dico, io quando avrò l'opportunità di poter finire la mia deposizione... Parlate, 2 minuti, io 2 minuti non faccio neanche tempo a fare il nome di Pandico, io di Pandico non ho ancora parlato, ma avete detto che mi facevate fare i confronti, me li fate fare i confronti con Pandico. Con Pandico. No, è stato accettato. Non cambiamo le carte in tavola che l'avete pure scritto. Sto dicendo, me li avete accettati. Me li fate fare. Non cambio nessuna carta in tavola. No, e mi dite, sembra che sia stato anche non ricordo, non cambio le carte in tavola. E allora, no, ma allora diciamo che non si ricorda, no? Ah, è che così dovete mi sembra che sia stata rigettata. Così si dice civilmente. Ma allora dico, alla medesima cosa, questa storia, invece di dire, mi sembra che sia stata rigettata, si può andare a vedere se effettivamente, perché a me sono stati accettati i confronti con tu. Siccome ho visto che anche Pandico oggi non è venuto, perché c'ha un suo tornaconto personale a non venire, quindi dico, me li fate fare, perché se me li fate fare certe cose le contesto a lui, se no le dico alla Corte e penserà la Corte a contestargliele. È stato risposto. Aspetta, dove Pandico è stato espulso? Aspettiamo prima che cosa è stato espulso. Io certamente non mi posso ricordare 100 confronti con... Prego. Che è stato ammesso con Villa, con Sganzerl, con Melluso. E con Pandico. Io non sono ubriaco, i miei confronti sono stati accettati con quelle 5 persone, anzi il procuratore ne ha chiesto una sesta, ha chiesto persino i confronti con Pasquale Barra. Adesso hai capito la mia fatica. Quindi... Il nome di Pandico non c'è. Allora ricordavo bene io allora. Perfetto, allora okay. Mi avranno detto male. Comunque, in ogni caso, Presidente, a maggior ragione, se io con Pandico non avrò mai un confronto, io devo avere l'opportunità di
parlare di Bandico, perché Bandico, tra l'altro, visto che devo parlare di cose mie, è quello che mi accusa, è quello che ha accusato mia moglie, che ha tenuto 2 anni in carcere mia moglie. Quindi io devo parlare, e non ne posso parlare in 2 minuti, Presidente. Non parlate, però mi cominciate a parlare, se no ti metto a parlare. Tenendo conto che dovete interrogare ancora un'imputata. Questo lo sapete. Presidente, io non so. Ma un'altra volta, a mezz'ora, per vedere se dobbiamo interrogare o meno l'altra imputata. Ma io è quello che voglio dire. Dico... Parlate, parlate. A posto. Dunque, l'altra volta, quando io sono stato interrotto sull'interrogatorio, perché dopo ho fatto 2 confronti, ho fatto 2 confronti, però non ho potuto più proseguire in quella che era l'esposizione dei miei fatti. E sono fatti che, bene o male, in prima persona o in persona o in maniera indiretta, io sono stato chiamato in causa. E mi riferisco, l'ultimo punto che avevo toccato era quello della famosa lista dei 76 dei carceri di Ascoli Piceno, ai quali il magistrato romano aveva mandato a chiedere: tu sai niente del pentimento di Hk? Vi ricordate? Penso che rifercando così la memoria sia... dico, questo discorso, e io gli ho detto, e anche se avessi qualcosa da dire, il capo della mobile, che per lui mi ha detto: Renato, tu dimmi una cosa del genere, io domani ti faccio chiamare, io ti faccio arrivare il giudice. Questo qui è solamente, adesso si viene qui, questo qua arriva qua con le carte, l'85 lì, la lettera di Andrea Villa. La lettera di Andrea Villa, a parte che, come Andrea Villa ha sentito parlare del ferimento, non ha voluto fare altro che avvisare che Turatella era stato ferito alla gamba, perché questo neppure quello sapeva. Lui solo questo ha voluto fare, perché se avesse voluto far... solo questo, dicendo, e oltretutto questo è un altro ricatto alla magistratura napoletana che ci sostava con facilità, dicendo: senti, digli al giudice Sansone, fatti tu interprete della mia voce, che se mi chiamano spiego io tutto, do io tutto, però mi devono tirar via da sto postaccio. Questo qui è quello che si ripete ogni volta, che scrive Scanzerla, che scrive Melluso, che Melluso addirittura dice al giudice alla caserma Stella. Sono tutte cose ricorrenti. Se voi volete che io vi dica questo, se voi volete che io faccia questo, voi mi dovete mettere in un'altra situazione. Questo è sempre, è ricorrente in ogni verbale, e questa è l'accusa, non, cioè il ricatto che non i magistrati facevano ai pentiti, ma i ricatti che il pentito Vallanzasca fa al magistrato, se tu vuoi che io continui in questa deposizione, perché diversamente cambio storia. Questa qui è evidente nella deposizione di Melluso, che fa alla caserma Stella, è evidente questo fatto. Dice: io avrei dovuto infangarvi, dire così, e io non l'ho fatto nonostante che mi trovassi al braccetto di Pescara. Quindi è evidente. Certo che non gli poteva dire: guarda che se non fai così, non lo poteva certo mettere a verbale. Dunque, i risultati sono che sì, Vallanzasca magari è un tipo un po' così, che magari io cerco di essere sempre più corretto e più cordiale possibile con tutti. Non sempre ci riuscite. Esatto. Questo però mi succede quando mi sento pungere il sedere e sento no, perché qui poi i risultati di tutto questo atteggiamento sono il fatto che si arriva, a parte il Melluso che difende il Pandico quando il Pandico non c'è, a proposito dei 200 nomi, uno che con la lettera che ha scritto presentata da San Filippo, il San Filippo che viene qui e dice: ah, se il processo continua qui, se il giudice relatore dottor Morello, ah, se la mette così, allora qui avete già deciso di assolverlo, allora assolvetelo pure, noi tanto non ci veniamo più, riferiti sempre a sua eminenza lì, a Tortora. Quindi dico, tutte queste cose sono il risultato che un certo andazzo, non mi sto riferendo, si tornerebbe al punto che il pentitismo può essere servito per certe cose, non può servire per certe altre. Vallanzasca ha sempre rubato per interesse. Vallanzasca, se domani dovesse aiutare la legge, potrebbe farlo solo per un tornaconto. Non lo farebbe. Vallanzasca non si sveglia a 35 anni a dire: mi sono pentito, perché a quel punto, con tutti, se io mi dovessi pentire, vorrebbe dire che reputerei tutti i miei precedenti degli errori, e se io riputassi tutti quegli errori così madornali, perché li dovrei giudicare, mi impiccherei in cella. Cosa che i signori,
da doversi impiccare. Vengono qua e buttano, non fanno altro che buttare fango su tutti. Vabbè, oh. Adesso, alla vostra difesa, sempre in rapporto, prego. Sempre in rapporto alla vostra difesa. E allora devo cercare, perché devo spulciare un momentino. Oh. Dunque, poi c'è una situazione, che tutta questa situazione è un po' generalizzata, e magari in particolare per quello che riguarda me e un certo tipo di detenuti a determinati regimi. Io devo dire che quello che può essere poi un risultato, un dato di fatto, è che io faccio un esempio. Mio fratello è stato messo in carcere, sempre su voce di un altro pentito che mo si è impiccato, che era qua, era napoletano, Salvatore Imperatrice, perfetto. Oh, che è stato carcerato mio fratello in base alle chiacchiere di questo signore. Mio fratello è uscito dal carcere, io sono circa 2 anni che mio fratello non lo vedo più, e mia madre per venire adesso qui, per venire a dovermi vedere a colloquio, perché è 1 anno e mezzo che non faccio colloqui, mi ha detto: senti Renato, gli ho detto guarda che ci sarebbe un amico disposto che se venite magari in aereo vi viene a prendere. Fa: no, dice Renato, io non voglio avere a che fare con nessuno, perché ti ramanco domani, c'è qualcuno che mi viene a prendere all'aeroporto, mi trovo con qualche mandato di cattura. Questa è la situazione oggettiva nel quale un detenuto, e puta caso Vallanzasca che sta parlando, si viene a trovare per tutta questa situazione che si è venuta a creare grazie a questi signori. Cioè, e questo con tutte quelle che, e questo è un fatto mio, non è che sto parlo in generale, ma generale, potrei dire semplicemente che è una cosa mia. Voi volevo difendere da parte, però vi accusa genericamente anche. Come? Anche Pandico vi accusa genericamente. Pandico? Pandico? Ma che, mi dite che mi accusa genericamente? Che come? Dice che lui mi ha detto di far entrare le pistole. Pandico? No, forse ci confondiamo col pentito, Vabbè che sono tanti. Pandico è quello che ha fatto carcerare mia moglie, presidente, non mi accusa genericamente. Ah, ecco. E quindi non è uno che accusa, perché uno che accusa genericamente non si spiccano i malati cattivi, almeno non si dovrebbero spiccare. Comunque, un altro problema, sempre da questa situazione, e c'è la dimostrazione, perché io, se andate a vedere, al carcere di Ariano Irpino, io ho nominato un avvocato di Ariano Irpino propriamente per seguirlo, questo fatto dei braccetti dell'articolo 90 e compagnia bella. Questo avvocato è venuto, dice: sono venuto perché mi hai fatto nominare, mi hai fatto telefonare, mi sono stati dati 500.000 lire, dice Vallanzasca, io se vuole le 500.000 lire gliele ridò subito. Io con gente imputata di camorra non ci voglio avere a che fare, perché mo si sono messi pure ad arrestare avvocati. Tant'è vero che se andate a vedere, mia moglie ha 2 avvocati in questo processo. Uno viene da, sarebbe l'avvocato Baccioli, e l'altro è l'avvocato Madia di Roma, perché non sono riuscito a trovare o un avvocato che volesse accettarne la difesa, o diversamente un avvocato che già non fosse un difensore di un camorrista, e la cosa non mi stava bene a me personalmente. Quindi dico, queste sono le conseguenze per le quali ci si è venuti a trovare per quei signori. Comunque, vabbè, lasciamo. Devo parlare di Pandico, perché sarà il caso. Qui io avrei voluto fare confronto solamente per fargli ripetere nuovamente tutto quello che ha detto, la prostituzione di mia moglie, che lui è un fatto sul quale ci gioca, perché qua gli chiedevo: li vuoi fare i confronti con me? Dice: no, preferisco farli con tua moglie. Era questa la frase che ha ripetuto a Iosa qua, in quest'aula, non più tardi di ieri. Quindi dico, io volevo chiedere se questo signore ancora confermava. Comunque, in ogni caso, confermi o non confermi, li avete verbali di primo grado. Adesso invece io vi dico quelle che sono le risultanze istruttorie dell'istruttoria Ascolana. Quindi dico, avete l'opportunità non solo di stare alle chiacchiere di Vallanzasca come siete stati alle chiacchiere di Pandico, avete l'opportunità di documentarvi ad Ascoli Piceno. Ad Ascoli Piceno la dimostrazione del fatto che io mi sono fatto entrare le armi, ma che mia moglie è stata prosciolta dall'accusa. Quindi c'entrasse mia moglie, non c'entrasse mia moglie, una cosa è certa, non avrebbe potuto accusarla nessuno, per un semplice motivo, che la guardia Adamo ha dichiarato e dice: io le macchine, le armi sono andate a prenderle in una macchina posteggiata in quel posto con una X rossa sul deflettore affinché si riconoscesse, il giorno tot sono andato, erano sotto il sedile davanti, ho preso queste armi e le ho portate a Vallanzasca. Questo perché, io dico, se avessi avuto mia moglie che gliele consegnava fuori, tutti questi accorgimenti, auto, tenere presente, rubata a Milano,
ma auto proveniente da Milano solamente con la sostituzione della targa. Dico, questo era un fatto perché io, con tutto il poco rispetto che potevo avere della guardia, che a me mi agevolava in questo senso, perché per me era quello che oggi per voi è il pentito, per me era la stessa cosa la guardia, è uno che non è né carne né pesce, mi serve, lo pago e mi fa un favore che a me interessa, però non è una persona sulla quale dico è un mio amico, ci do la vita, è un negativo della Madonna, non è mio fratello, non è un mio socio. Quindi dico, io ho preso questo accorgimento affinché la gente non potesse incontrarsi con nessuno. Lui non ha fatto altro che dire, oggi smonti alla una, bene, vai lì, davanti a quell'hotel. Lui non ha fatto altro che dire queste cose. Il magistrato, quando si è sentito dire queste cose, non ha fatto altro che chiedere ai carabinieri, andate a vedere se c'è una macchina, o alla polizia. Non l'hanno trovata questa macchina, al che hanno visto che qualche giorno prima un'auto era stata ritrovata dai carabinieri così come diceva l'Adamo, e alla stessa stregua quest'auto era stata trovata dai carabinieri, andato a visitarla, a vedere cosa c'era, cosa ci poteva essere dentro, si sono resi conto dai numeri di matricola che era un'auto rubata, però hanno anche visto che la macchina non era manomessa, non aveva i fili, quindi doveva essere stata portata via non tanto con la chiave quanto aver sostituito il blocco, e allora l'hanno lasciata lì perché immaginavano che qualcuno sarebbe tornato a prendersi. L'auto è rimasta lì per altri due giorni, dopo che hanno visto i carabinieri che non arrivava nessuno, hanno preso la macchina, l'avranno restituita al proprietario. Fatto sta che questo è un dato di fatto che ha riscontrato l'istruttoria di Ascoli, della quale Pandico, perché siccome sta solamente alle chiacchiere che ha preso dai giornali, non poteva sapere. E allora lui dice, Valanzasca, la moglie si è incontrata o non si è incontrata. Questo è un fatto per il quale potete, anzi io chiedo che dovete accertarvene, perché se io riesco a dimostrare che con le armi la Camorra non aveva niente a che fare, permettete che un po' dura a me incastrarmi per Camorra, perché poi gli altri è solamente come una ciliegia tira l'altra, perché qui ci si sta a preoccupare perché gli arrivano certe lettere di Andrea Villa. Andrea Villa, indipendentemente dal fatto che gli abbia dato la dritta su come poteva essere detenuto, oggi come oggi ci si chiede invece perché si ravvedono, perché cambiano il pentimento in ripentimento, e si dice, ma saranno stati minacciati. No, hanno capito che hanno preso il treno sbagliato, hanno capito che ormai il processo Tortora, per loro che vogliono essere credibili non su questo processo, su altri processi, il signor Andrea Villa sta collaborando con la magistratura milanese, con la magistratura di Venezia, con la magistratura di Torino, su altri processi, e io come sono arrivato qui, Andrea Villa, fuori microfono ho detto, per te bisognerà che io parli con qualche magistrato con cui stai collaborando. Andrea Villa ha perso la memoria, e quando dice non mi voglio attirare le ire di Vallanzasca, perché sa benissimo che se io dovessi andare a parlare nei processi che lui dice io so questo, lui farebbe delle gran brutte figure, quindi lui me ha detto, ci ha tenuto bene a mettersi in atto, e non può avere paura di temere la vita, perché se avessi potuto l'avrei già fatto uccidere, questo è scontato, quindi non ha paura che possa morire. Le scorte che gli danno a loro non le ha nemmeno il signor Raffaele Cutolo, le scorte che vengono date a loro. Quindi dico, di questi problemi Andrea Villa non ne ha. Se Andrea Villa ha dei problemi, perché ha paura che io possa mettere il naso nelle dichiarazioni che lui sta facendo in altre procure. Siccome qui gli conviene dire che non si ricorda più niente, perché qualora che, poniamo il caso, io non voglio mettere il carro davanti ai buoi, Tortora venga assolto, dice, bah, io signore, se gli direbbero, ma guarda che già là non sei stato creduto, direbbe, beh, guarda, io sono stato a quattro chiacchiere, poi lì non mi ricordo, sono in confusione, sono 10 persone che accusano il cancelliere, mi scusi, il cancelliere, mi dicono, Valanzasca, cosa sai del cancelliere? Niente, la mia credibilità subito viene meno, e quindi se voglio essere creduto mi devo accodare al carro che tira contro il cancelliere e mi devo mettere contro il cancelliere, tutto qui. Dunque, c'è una cosa. Si è parlato, e non voglio tornare sul fatto del cane segato, non il cane segato, questa mi sembra, ma è, io quello che vorrei chiedere però alla Corte, è chiaro il concetto che la pistola non esisteva un cane, perché era cane interno, quindi non è mai stato segato, quindi questo, le pistole non le ha mai viste, le abbiamo assodato questo, Presidente. C'è un fatto, lui, le armi gli servono, primo per far vedere che non si muoveva foglia se il boss Pandico non lo voleva,
primo. Secondariamente, perché? E quindi dico, se io non si muove foglia nel carcere dove sono io, non è ammissibile che non abbia saputo di pistole che entravano o che uscivano. E poi perché gli torna utile per il fatto di dover uccidere quelli della NF, Ammatura e compagnia. Allora dico una cosa, nessuno qui ha notato, né la corte, né in primo grado non l'hanno voluto vedere perché gliel'ho detto, ma ha fatto finta di niente. In appello non se ne sono accorto, mi rendo conto che non ve ne siete accorti, e mi rendo conto anche che il procuratore, perché con tutto che mi dà addosso sono convinto che voglia arrivare alla verità, non se ne rende, e gli avvocati tanto meno. No, signori miei, Renato, sì, no, io stavo parlando di mia moglie, è tutto da rivalutare, di Adamo. Procuratore, non ci siamo capiti, io non ho parlato di Adamo, io ho parlato di mia moglie. Esatto, io ho semplicemente detto un dato di fatto di quelli che sono i riscontri che ha fatto la procura di Ascoli Piceno, tutto qui, sia camorrista o non sia camorrista, vedetevela voi, a me non mi interessa questo. Dico, però c'è un dato di fatto, lui vuol portare avanti la storia del piano pandico, perché l'ha definito anche il piano pandico per uccidere Ammaturo. Allora, signori miei, qui nessuno si è ricordato perché Raffaele Cutolo è andato all'asinale. Qui un bel giorno il presidente Pertini ha fatto uno strillo dicendo è un'indecenza, dopo 15 giorni Cutolo è partito impacchettato per la Ginar, dopo altri 15 giorni è arrivata la NF, come fa lui a dire la talpa al ministero, 3-4 mesi prima sapevamo, ma cosa sapevi, a scemo, tu, lui non sapeva bellamente niente, lui prende delle chiacchiere, dei fatti e si adatta ai suoi scopi, però questo non sono cose che fa Lanzasca, sono dati di fatto, andatevi a vedere. A Lanzasca, non più tardi di stamattina ne abbiamo parlato in macchina, dicendo le stesse cose che Siccome però non è stato rilevato da nessuno, io non so se poi si siano già fatte determinate concezioni il tribunale, dico semplicemente però che è un dato di fatto che così, pensando un po', dico ma questo come potete dire di 3-4 mesi prima c'era ancora Cutolo, e mi è venuto in mente lo strillo che il presidente, l'uomo più conosciuto d'Italia, ha fatto alla televisione e l'ha sentito tutti gli italiani, è per questa ragione che Cutolo è partito da, e diversamente, aggiungo, diversamente Cutolo da Ascoli Piceno non si sarebbe mai mosso, perché ad Ascoli, per quello che risultava al Ministero, era il carcere più tranquillo d'Italia. E quello che al Ministero interessa è che dove ci sono detenuti dei detenuti, e soprattutto un certo tipo di detenuti, regni la calma, regni la tranquillità. Se Pertini non faceva quello strillo, Cutolo era ancora là adesso ad Ascoli Piceno. Quindi questo qui contrasta con tutte le chiacchiere che ha fatto Pandico qua. Ah no, meno male, no, senti tu ridere. Bene, quindi anche il procuratore generale è d'accordo sulla completa inattendibilità sul punto di Pandico. No, voglio prendere atto di questo suo consenso. Vabbè, andiamo, forza, va là. Dunque, poi l'altra volta già così l'ho buttata lì, nel senso di dire che sia per quello che riguarda poi... Sia che riguarda? Le armi, no, che... cioè a me è scontato, penso che sia assodato, che a me le armi non sono mai servite, né per andare ad atteggiarmi in giro con la pistola sotto la maglia nel carcere, né a me serviva per evadere. Quello che invece a questi signori, da una parte e dall'altra, che io non faccio distinzioni, sono servite soltanto solamente servire per fare i malandrini nel carcere di Poggio Reale, dove hanno trovato le pistole, il mitra e le bombe a mano, che qui veramente potevano radere al suolo il carcere e uscire tutti dal portone principale. Quindi non voglio neanche stare a puntualizzare la storia dei 32, che io pregherei la Corte di guardare la differenza che c'è fra un calibro 32, che è un 7,65, e la differenza che c'è con questo, con il 38 Special, cosa che era scritta sui giornali, perché voi vedete i giornali, delle armi che sono state trovate ad Ascoli, parlano di 38 Special. Pandico viene in aula e parla, io ho avuto in mano la 38 Special a tamburo. Non dice la 32, e signori miei, ci sono i carabinieri, e quantomeno guardateveli, e lui dice che è un intenditore, perché dice anche questo, non mi posso sbagliare perché io le armi le conosco, un 32 è una sigaretta,
Un coso è un sigaro vana, per intenderci su quelle che possono essere le dimensioni. Lo dico per qualcuno che potrebbe non avere presente che cos'è. Oltretutto, il 32 è un 7,65 normale, mentre invece i colpi che sono stati trovati erano 7,65 parabellum, quindi 7,65 col bossolo più lungo, che per adattarle a questa pistola 32 sono stati dovuti accorciare per 2,5 mm, 3 mm con il seghetto, tagliati con il seghetto. Queste altre cose sono accertabili da quello che ha stabilito la, sempre la procura di Ascoli Piceno, per la quale ha rinviato a giudizio, vabbè, ovviamente me e altri, e ha prosciolto mia moglie, e non ha prosciolto la dama comunque. No, no, era 32, lui diceva che era un 38, vabbè, comunque poca importanza, tanto l'ha detto 100 volte qui. Poi non sto parlando appunto del cane tagliato, i soldi nei cioccolatini. Oh. Io qua ho parlato di un buco al campo. Il buco al campo dove ecco, sarebbe stato. Sì, no, Presidente, però c'è un fatto. Allora, io qui ovviamente, perché dicevo che era l'altra volta gridavo dalla gabbia, dico, ma perché non mi mettete a confronto? Allora, prima di tutto dico, quando un avvocato mi ha detto, ma non hai indovinato il punto, ma però ha indovinato il settore. No, Presidente, è importante. Perché doveva indovinare? Ve lo dico io perché. Quando si parlava di planimetria, e serviva anche per la storia degli ascensori, che qua sono stati tutti e non gli avete chiesto niente, o quantomeno, voi non conoscendo, non potevate fare certe domande. Però dico, perché era importante che voi aveste in mano e la planimetria del campo di calcio e la planimetria magari dell'istituto? A parte che si stabilivano subito quali erano le celle, quindi si sarebbero viste determinate divisioni. Però la planimetria del campo, il campo, vabbè, è un rettangolo, lo sappiamo come è fatto un campo di calcio. Da questo lato confina con il muro di cinta, da questo lato confina con il muro di cinta, da queste parti c'è la finestra dove le guardie hanno un camminamento interno, che c'è una finestra lunga dal quale possono guardare. L'unico punto appena più coperto è il lato che ha indicato Pandico, ma sarebbe stato stronzo, scusando il termine, a dire che il buco l'avevamo fatto sotto i piedi della guardia. Era, cioè, perché se lui avesse detto così avrebbe detto, a parte che sbagliava, ma quindi lui non ci è arrivato perché sapeva, lui ci è arrivato semplicemente per una deduzione logica. Comunque, Presidente, un altro fatto, in ogni caso c'è, e lì ci sono, perché ci sono delle denunce, Cocchius Rossano, tra parentesi, è stato denunciato 4 giorni prima che venissero ritrovate queste armi, con un coltello nuovo, che era identico a un altro coltello poi rinvenuto ad Ascoli, sempre nella sezione mia, dietro il muro della mia cella, dietro il tavolo. Questo coltello proveniva sempre da quella roba che è arrivata tutta assieme. Alla stessa stregua di questo fatto qua, a parte lui non ne facendo, quando dice poi il buco, non il buco, poi si mette là e dice era un blef di Vallanzasca, ma sei Dio ladro, hai detto tu, sì il buco sapevamo che c'era, l'altra roba però a Medda non sarebbe servita per l'evasione, che poi parla di un'evasione che per me non esiste, però siccome dico che molto probabilmente l'evasione, ciao, dico comunque, dico, sì ho capito, dico in ogni caso, dico è, non era difficile capire. Non capire quel punto, non l'abbiamo capito, ma l'altro l'abbiamo passato. No, però Presidente, c'è una cosa, è assodato quello, ma dovrebbe anche essere assodato il resto, che lui prima viene qui e dice cerca di fare di tutto per trovare il punto, e poi viene da là quando si scopre che non è stato trovato niente, dice era un blef di Vallanzasca. Ma se tu hai detto che questa roba sapevi che c'era, però non ti. E poi c'è una cosa, io ho chiesto al maresciallo Guaracino, dire, ma senti un po', ma quando noi, io poi sono partito da Ascoli, ma ti risulta, è stato trovato un tronchese, perché un tronchese non è una cosa normale, non si trova tutti i giorni, cioè uno può trovare un coltello, può trovare un seghetto, cioè ma un attrezzo come un tronchesino, cioè uno può trovare un coltello, può trovare un seghetto, cioè ma un attrezzo come un tronchesino è anomalo. E quindi dico, ci dovrebbe essere per forza, l'avranno ritrovato per forza, se non era il campo perché sarà stato tirato su. Comunque, deve essere stato per forza ritrovato. No, Presidente, ho capito, però se si trova un tronchesino, non mi potete dire più che il tronchesino mi serviva per ammazzare la gente. Mi serviva per compiere un'evasione. Oh, quindi dico, se io insisto perché questo tronchesino...
c'è una sola alternativa, a meno che nel carcere non era appena finito tutta la baraonda che era successa, che arrivavano inchieste da una parte, inchieste dall'altra, che sia stato ritrovato questo e non ne abbiano voluto fare niente. Comunque dico, è un dato di fatto che questa roba c'era, è arrivata a me, lo so io. Voi dovete tenere conto che noi dobbiamo sentire Marzano oggi, e a un certo punto gli avvocati se ne vanno. Dipende anche dalla situazione nella quale ci troviamo noi. Presidente, c'è una cosa. Ma Marzano l'abbiamo fatto venire a Milano, ma ho capito, presidente, d'accordo, ma il discorso... Per me io posso rimanere pure qua fino alle 8 di stasera, ma gli avvocati non ci fanno compagnia fino alle 8 di stasera. Questa è la ragione. E quindi perciò dovete... Allora non devo più parlare. Cercate di concentrare questa vostra difesa, già che avete già parlato per 2-3 ore. Non è possibile, sono sentire... Anche voi avete detto, cioè, più o meno infatti, dice una quantità di bugie, di falsità, questa avete preso. A quanto pare io l'ho detto anche in primo grado, ho preso 5 anni, quanti ne ho presi? Quindi il fatto di dire, dice delle fesserie, non è servito a niente. Una volta che mi voglio documentare, voglio venire a esporre un fatto, mi dici stringi, signori miei. Ma quando vi comprendiamo su alcuni argomenti, potete superarlo questo argomento. Sta portando comunque uno spaccato della vita al carcere di Ascoli, sia pure parlando in modo molto diffuso, però attraverso questa diffusione del discorso emergono sempre elementi io quello che vorrei fare, sperando di non trovarmi con tutto, che adesso ci sarà Melluso che mi dice qualcosa, con tutto, sperando di non trovarti davanti a una corte come del primo grado, io cerco di spiegare quelle che sono nelle mie possibilità, cercando dove io non ho dormito la notte per andare a leggere quel Cristo di fascicolo. Quindi dico, se mi sono scritto delle cose, non ho scritto delle cose tanto per parlare. Abbiamo dato la possibilità di poterli leggere, li ho letti. A questo punto però, se io trovo... Ma comprendiamo, anche quando voi accennate un argomento, lo comprendiamo, non è che c'è bisogno di esplicarlo per un'ora. Sì, però dico, quando ad esempio io avevo dato espressamente all'avvocato, avevo chiesto di chiedere, ad esempio, fare delle domande al direttore del carcere, al maresciallo del carcere, queste domande ne sono state poste un paio, diciamo quelle che erano più ovvie, ma c'erano anche altri discorsi, perché io con il direttore del carcere, quando ci è parlato, mi ha detto: Renato, tu mi volevi fregare, il punto debole era quando vi chiamavamo in direzione a fare udienza, perché a me l'ha detto, e ha fatto anche il nome di un detenuto, per questo che io, però è ovvio che se chiedo di fare il confronto con il direttore, Valanzasca si può mettere in mostra, no, Valanzasca sa perché il direttore gli ha detto. Perché quando si parla di D'Amico e viene D'Amico a dire una cosa, no, io non dico perché D'Amico lo so, D'Amico per me è un pentito come gli altri, dice falsità come gli altri, alla stessa stregua però dico, a me la direttrice del carcere di Ariano Irpino è venuta a dirmi che D'Amico lo volevano uccidere nel 1982, gli volevano mettere la stricnina nell'insulina, questo D'Amico però si guarda bene dal dirlo, lui dice, io non mi sono pentito per paura, sei andata sua moglie a lamentarsi con la direttrice del carcere nel 1982, dicembre 82, gennaio 83, quando era ristretto con me e altri detenuti, ovviamente non eravamo in due, nel carcere di Ariano Irpino. Quindi è normale che l'avvocato non è presente lì, non può saperle queste cose, sono costretto io a guardarmi i verbali, vedo che questo a mio avviso dice una fesseria, mi faccio mente locale, dove non mi ricordo, io avevo dei punti, l'unico testimone che qui con me poteva uscire veramente a testa alta è stato Andrea Villa, perché Andrea Villa, gran figlio di buona donna, ha fatto lo smemorato di Collegno, perché sennò Andrea Villa di qui, un altro che quando usciva di qua non gli credevano più neanche quando, perché io quando ho sentito che Andrea Villa mi è stato detto sì, farei confronti con Andrea Villa, io andate a verificare, ho fatto telegrammi espressi a un detenuto che veramente, a differenza di Pandico, che aveva bisogno di un libricino per leggere, o di me, che io non ho buona memoria, è veramente un computer, si chiama Cochis Rossano, e gli ho chiesto le date di tutti i fatti che sono successi a Milano, dalla sparatoria fatta con Turatello, e avrei voluto chiedere qualcosa anche al signore, che lui dice ferito alla gamba, e poi di sapere come lo sapeva, che era stato ferito alla gamba e non alla gamba, visto che lui diceva, non si ricordava neanche più che era con me questo. Non era più neanche, quindi dico, sono cose che solo io che le ho vissute o ci vivo dentro, io posso cercare di spiegarle alla corte, non può sperare che gliele venga a dire all'avvocato. Dico adesso, combinazione del fatto che è stato fatto prima l'accenno di Pertini,
Il giudice relatore mi ha chiuso la bocca e dice ne stavamo parlando stamattina. Però quello, diciamo, è stato un fatto, diciamo, a livello nazionale. Ma ci sono fatti che si verificano in carcere, che il presidente o il giudice relatore, se non glieli viene da dire il detenuto, non li può sapere da nessuno. Comunque, un altro fatto, è sempre di Pandico, che però sembra che ormai sia stato, è stato accertato che è salito, perché io è questo che voglio, io ho fatto un processo a Milano nel quale serviva che si verificasse se io ero stato in cella con uno, se ero stato in cella con altro, se ero nel carcere tot in un determinato periodo, questi accertamenti, e non eravamo, sì effettivamente non eravamo 200 imputati, però eravamo 60 imputati, questi accertamenti nel giro di 4 giorni al Tribunale di Milano sono arrivati, è questo che dico, bisogna andare a chiedere, stare alla memoria del dottor Giordano, che tra parentesi ormai da 3 anni conduce un altro carcere, a chiedere, ma dove era Pandico? Fino a quando c'è rimasto, fino a quando non c'è rimasto? Dico, ci sono dei registri, è tutto registrato, per quale motivo bisogna stare? Se io trovo il maresciallo che gli sono antipatico, e penso che ce ne esista più di uno, mi può venire, dice no, mi risulta che Pandico era molto amico di Vallanzasca, anzi mangiavano assieme, ma se queste cose si possono accertare, Cristo, non capisco come a un'udienza di secondo grado non sia stato fatto in istruttoria, e va bene, non è stato fatto in... ma visto che la Corte d'Appello ha dimostrato di voler fare le cose un momentino più fatte approfonditamente, come possono non essere ancora arrivate? Ma l'abbiamo chieste. Sì, però Presidente, giudice relatore, Presidente, dico, determinate cose quando sono urgenti per la giustizia, se ci fosse uno che dice io ho la prova provata che non Vallanzasca perché se ne fottono, ma magari dico ecco Tortora è colpevole, questo sarebbe fatto tradurre immediatamente, questo verrebbe qui immediatamente, quindi dico alla stessa stregua, e il procuratore non si opporrebbe senz'altro, quindi dico alla stessa stregua, quando c'è un accertamento del genere, che non si tratta di, si dice mandami dal mese di gennaio al mese di dicembre dell'80, facciamo un esempio, il registro di dove erano alloggiati i detenuti, ce l'hanno tutti i carceri, non possono averlo buttato via ad Ascoli. Quindi dico, qui si sta a discutere, Pandico è salito o non è salito, sarebbe stata una contestazione che io dovevo fare a lui, che bene o male, poi il maresciallo... accertate, insomma. Sì, no, però dico, mentre invece Pandico è molto preciso quando parla che è arrivato il 7 agosto e è salito 15 giorni dopo, o dice mi sono visto con lui maggio-giugno, quando poi non gli fa comodo mi sono visto nel 78 o nel 79, dico questo è il discorso, che Pico della Mirandola lo fa quando gli conviene, quando può dire qualcosa di determinato che non si può sfuggire, diversamente parla da un anno all'altro addirittura. Lui, dico, oltretutto, qua davanti a voi l'ha fatto, non l'ha fatto, è venuto qui a dirvi, a voi, oggi, all'ultima è stata quella che ha sempre dichiarato, lui ha sempre dichiarato, i pentiti non si sono mai trovati nelle caserme. Dopo quello che vi ha detto l'ultima volta, non so se ancora si sta dicendo, Vallanzasca vuole minare la... L'altra volta il pubblico ministero ha detto, Vallanzasca vuole minare la credibilità del test, ma signori miei, se ancora c'ha credibilità uno che fino a ieri ha giurato e spergiurato in 1000 processi, non ci siamo mai visti. Vallanzasca attribuisce un'importanza a Pandico che quantomeno il pubblico ministero non gli ha mai attribuito, non solo, ma ritiene di provare tutte le cose che ha detto Pandico senza Pandico, escludendo completamente Pandico. Beh, no, ma però, questo farebbe comodo al procuratore generale. Un momento, questo farebbe comodo al procuratore generale, ma il processo lei non può fare il processo senza Pandico, che è colui che ha creato il processo a carico di Tortora. Comunque, Presidente, no, sono... Presidente, c'è... Lei deve fare i conti con Pandico. Sì, ho capito. Vabbè, aspetterà un po', è una vita che aspetta. Sta disgraziata qua, è una vita che aspetta in galera. Può anche aspettare sei ore di più. Voi state sempre qua. Lei... Ho capito, però dico, questa signora, dico, signori miei, l'avete messa in galera voi, chi meno, voi per dire la legge. Quindi dico, se dopo 2 anni di galera che aspetta sta signora Marzano, può anche fare la compiacenza ad aspettare un paio d'ore di più, non ci avrà mica le sue cose. Vabbè, Presidente, cosa... Io vi ho detto, quando, se no mi dite, quando mi date la possibilità di parlare, me ne sarei andato subito. Mi dice, no, parla adesso. Oh, dico, oltretutto, tornando qui... Pandico sempre dichiara davanti a voi, poi non so, adesso non mi dica il giudice relatore, l'avevamo notato anche noi, io non posso saperlo, fatto sta che però non ho sentito fargli la controdomanda immediata, dire ma guarda che tu, lui ha detto qui in una determinata situazione, primo,
i voltafaccia per noi erano all'ordine del giorno quando si parlava di un ergastolano, che era una vita che era in galera da 15 anni, che questo era all'aggregato della NCO, poi avrebbe... Navarone? Non lo so, non mi ricordo i nomi, io non sono Pandico, quindi i nomi non me li ricordo, però... Dico, lui ha dichiarato questo, dice, i voltafacci erano all'ordine del giorno e quindi non gli davamo importanza, non gli davamo... Però subito dopo dice che quando, per combinazione, il capozona si rendeva conto, non dico di un'infamità, di una mancanza, di una leggerezza, di un picciotto, dello sgarrista, che poi lui parla fusti e rifusti, e questa era una novità anche per il procuratore, perché di tutti i particolari di Pandico, lui ha fatto un processo di primo grado. Presidente, ricordo un particolare, lui è andato avanti, ha fatto, è stato interrogato, non so, per 5 ore, tutti i giorni, per 10 giorni dicendo, ah presidente, ricordo un particolare, quando però questi particolari non erano mai, ricordo un particolare, c'era il maresciallo Tizio che potrebbe confermare quello che dico, no, ricordo un particolare che al colloquio di Valanzasca una volta c'era anche Tizio. Nessuno si è mai andato a prendere la briga di andare a prendere i registri dei colloqui, a questo punto dico non c'è più possibilità di riscontro. Però lui prima dice una cosa e poi nella medesima udienza ne dice un'altra. Questo qui è torna utile anche per me, presidente. Questo qui è una cosa generale, ma io alla fine dei conti sì, mi dirà Melluso prima diceva perché Valanzasca si accanisce, a parte il fatto che sia venuto qualcuno da me mi viene da ridere. Io, se così vogliamo dire, che volevo difendere Tortora, diciamo, con le mie dichiarazioni io l'ho difeso fin dal primo grado, quindi non avevo certo bisogno di qualcuno che mi venisse lì a parlare a me. Se io, sto parlando col presidente, quindi se io difendo Tortora, beh, in un certo senso lo faccio, difendo prima di tutto una certa linea, secondariamente perché, dato che io mi sono reso conto che questa gente accusa, tra l'altro accusa anche me, e io non sono camorrista, quindi io so che questa gente dice il falso, allora dico, io, anche un mio nemico, io se odiassi, non lo so, Melluso, io Melluso lo voglio morto, non lo voglio in carcere, per me Melluso lo potreste fuori mettere fuori domani mattina, anzi, non avrebbe più la protezione dei carabinieri. Quindi mi tornerebbe pure utile, quindi io la galera alla gente non gliela auguro e tantomeno me la auguro a un elemento come Tortora, perché? Perché onestamente, lo dicevo, adesso sembra che io gli do una botta al cerchio, un colpo alla botte, io dico, Tortora, lo sempre dichiaro, non mi è mai stato molto simpatico, l'ho sempre visto come un tizio con la puzza al naso, io l'ho visto qui nel primo grado, la prima volta che è venuto, l'ho visto un uomo distrutto e io mi rendo conto di come si possa sentire, facevo l'esempio ai carabinieri, se io tornando in carcere tiro fuori un coltello e dico questo me l'ha dato il brigadiere, a te ti carcera, ma no, ma è impossibile, come oltretutto io non dico, ma ho sentito, o faccio solo delle parole, io do anche la prova del coltello. Sì, presidente, comunque il fatto poi c'era il fatto dei fusti e rifusti, poi c'è una cosa, è un fatto, diciamo, acclarato, storico, l'ha insegnato il padrino quando l'hanno fatto al cinema, che in ogni caso, quando un subordinato sbaglia, il capo in testa, chiamiamolo così, gli dà. E in ogni caso c'è un altro fatto che qui invece non è stato detto. Se io sono garante per un qualcuno, qualora che questo qualcuno sbaglia, sono io garante ad andarcene di mezzo. Cioè, io dico, presidente, questo è un amico, tutto a posto, poi questo si dimostra che non è un amico. Il presidente ha tutte le ragioni di venire da me a chiedere non solo le spiegazioni, ma addirittura la mia testa. Questo, dico, siccome a Pandico non torna utile di dirlo, ovviamente non lo dice. Qui c'era D'Agostino e altri che l'hanno sfidato a dire la fedelizzazione del terzo livello. Io sono, non è che non vengo a dirvi, io non, la camorra l'ho sentita per radio o ho letto certe cose sui libri. So che esistono le affiliazioni e so che esistono determinati criteri di graduatoria. C'è il carabiniere semplice, l'ha puntato il brigadiere maresciallo. Però io non sono a conoscenza di come si fanno queste fidelizzazioni. Sì, so che ci può essere il taglietto, se volete vedere ne ho 350 di tagli, anzi ce ne ho pure qualcuno per così, di modo che ho cancellato delle fidelizzazioni e ne ho fatte delle altre. Quindi dico, io so che esistono queste cose, lo so, però se mi dite la formula, pare a me viene da ridere, perché veramente mi sembra di essere tornato veramente indietro nel 400. Però dico, oltretutto, sono cose che se io dicessi di appartenerci, giustamente uno mi potrebbe dire, senti, ma come avresti fatto tu
capo in testa di tutta questa organizzazione a fedelizzare un tizio. Perché non è mai stato non è mai stato fatto a Pandico? D'Agostino per me è un mentitore oggi. Oggi che scagiona Tortora è un mentitore come lo era ieri quando lo accusava. Dico semplicemente che però D'Agostino vi dice una formula che senz'altro, dico la formula così, ad Agostino per dire incarnato l'ha detto, vieni che ti faccio un mazzo così, cosa gli ha detto? Dico, quando questo vi dice una determinata formula che io dicendo di essere un tale personaggio dovrei sapere, perché non chiedere a Pandico se effettivamente la sa? Dico, non lo so, questo era un rilevamento che poteva fare anche la Corte, potevate chiederglielo qua, questo non è stato fatto, questo sarebbe stato quantomeno indicativo sul fatto che lui non poteva essere quel personaggio che diceva. Adesso, Valandasca, concludete, perché forse dobbiamo sentire questa donna, come si chiama? Nadia, non mi ricordo. Sì. Poi, insomma, la storia... Mi sono dimenticato pure il nome di questa storia. Sì. Oh, Mazzani. Sì, Presidente, ho finito. Finito, quasi. Dico. Poi, per il fatto delle affiliazioni di onore, in Valanzasca è una affiliata d'onore, penso che già sia stato... L'abbiamo parlato 200.000 volte. Sì, no, non è. Poi, ecco, e qua c'è, diciamo, un punto dolente che è successo qua, che poi nessuno è stato chiesto, poi non si è più visto. Mi riferisco a quel carabiniere, di quella famosa scorta. Oh. Dico, qui io parlo prima dell'udienza del giorno 25, che parlavano che Barbaro avrebbe detto, Barbaro avrebbe fatto. I centrini, come porta per il fatto dei centrini? No, Presidente, un momento. Sembra i fili di Pandico, insomma. Sì, è sempre per Pandico. Per Pandico che... Non l'abbiamo visto. Dunque, Presidente, io dico una cosa. Quando voi, i carabinieri qua, sono venuti a dire no, a noi non ci risulta, e per quel fatto che a noi non ci risulta ci può essere una spiegazione da parte loro. Sì, ma non c'è Però, dico, un momento. Quando qua davanti a voi Pandico ha dichiarato sì, io ho parlato con lui, ho parlato della moglie, ho parlato di questo, ma mai mi sono sognato. Quando dice no, i carabinieri sono venuti qua a dirvi no, Pandico non ha potuto parlare con Barbaro, da là il signore lì ha gridato, Pandico mi riferisco, non a Melluso, Pandico ha gridato denunciate il Barbaro per calunnia. A questo punto, signori, dico, Pandico lui ha detto di aver parlato con Barbaro. Siccome il carabiniere lo negava, si aggrega subito al carabiniere e dice denunciate, ma dico, ma è ovvio che lui l'ha detto davanti a voi che ci aveva parlato d'altro. Lasciamo perdere cosa hanno parlato. Parlava della lattina, dice sì, io gliel'ho mandata, sì, perché diceva che ci aveva sete, poi dice non è vero perché... Tutti questi momenti, quindi non ce lo ricordate, perché è inutile, ce lo ricordiamo bene anche noi. Dunque, poi c'è una cosa, allora. Qui avete parlato, qui è venuto Fusco un giorno, e vi ha detto di un fatto della Picozzi, della Picozzo, a proposito del suo pentimento procurato, non procurato. Allora, voi dice perché lo dici adesso? Allora io spiego, non Fusco, io, qui c'è l'appuntato Crisci, può essere chiamato immediatamente qui, io il primo giorno che io sono arrivato in quest'aula, io Crisci non ho potuto vederlo, il 20 di maggio, appena era iniziata l'udienza, il 3 di giugno, io ho chiamato l'appuntato Crisci e gli ho chiesto, appuntato, per cortesia mi serve il nome di un carabiniere, biondo, occhi azzurri, alto così, parlava con accento romano, era fatto così, ho cercato, dico, è stato presente durante tutta l'udienza del primo grado, cosa che invece in questo periodo non l'ho visto, quindi io non parlo quando Fusco viene qua il 25, io glielo dico il 3 di giugno, all'appuntato Crisci, appuntato Crisci mi ha detto, alla Zasca c'erano 250-300 carabinieri che oltretutto si variavano perché venivano da fuori, non so dove trovarlo, solo dopo che qua Fusco... Perché io chiedo questo? Perché questo carabiniere da me, e poi c'è un altro fatto che è sulle registrazioni del primo grado, c'è una registrazione di questo tentativo di convincimento della Picozzi e lo potete accertare del primo grado. Guarda voi direttamente però. Sì, no, ma Presidente, si spiega anche perché poi se ne arriva qua un tizio che io non ho mai visto e dica... Sì, mi risulta che Valanzaschi è camorrista. No, beh, chi se l'hanno detto? Comunque, Presidente, allora dico... Voi avete detto 200.000 volte che sono delle accuse false, completamente false. No, ma... un momento. Io dico... Uno dice che è vero. Io dico che è falso. Finché andiamo avanti così... Non c'è, dato che lui non avrebbe motivo, dato che lui...
lui non avrebbe motivo di accusarmi ingiustamente, si deduce che sia vero. Presidente, comunque c'è una cosa. In primo grado, in quest'aula, è stata fatta una richiesta all'appuntato Crisci perché la Piccozzo Fiorella, passando di lì, piangendo, dopo che questo carabiniere era venuto a dirci Melluso e Catapano, che erano nella gabbia a fianco alla Piccozzo, dice: ma pensa cosa mi stanno facendo questi qui, mi vogliono... Al che, tornando indietro, io con la Piccozzo non parlavo per ragioni mie, con Cutelli, tornando indietro, presidente, chiedo la parola, presidente, gli è stata data la parola con Cutelli, a che con Cutelli dice: presidente, a nome della Piccozzo chiedo che lei possa venire allontanata dalle prime gabbie, perché diversamente i giornalisti, vedendola vicina ai pentiti, vedendola da sola, fanno determinate allusioni, oltretutto ci sarebbe un continuo sfottimento da parte dei pentiti. Un momento, presidente, questo viene detto e deve, siccome l'ha detto, deve essere registrato. Uno, questo fatto è venuto l'appuntato Crisci, non vi parlo io come dicono, momento presidente, è venuto l'appuntato Crisci da noi a dirci: se era questo che volevate, non c'era bisogno di fare tutta questa cacciara, ve l'avrei spostata io, dalla prossima udienza ve la sposto. Questo è successo, presidente, aspettate, è successo che è stata spostata la Piccozzi, era fine, verso la fine del processo. Oh, infatti l'appuntato Crisci ha, e l'appuntato Crisci è qui. Vabbè, qui si vede, siccome lui mi ha detto qui. Renato dice, se queste cose lui mi ha detto, se queste cose dovessero essere contestate, tu dillo, vedi, fai il mio nome, che io dice sono disposto a dire la verità. Presidente, un momento, perché c'è il dopo. Questa piangeva perché non voleva essere convinta. Ma questo riguarda Piccozzi, se la Piccozzi voleva dire queste cose, le veniva a dire lei. Ma oggi con la pentita. Perché altrimenti noi qua non possiamo sentire un'altra imputata. E io oggi devo sentire un'altra imputata. Perché lei ha rinunciato alla rinuncia, ma, e quindi dobbiamo ho capito, ma presidente, dico... Valanzasca, fatemi piacere, ritornate voi in capo e sentiamo la... come si chiama? Mi ricordo mai. Allora, aspettate. Dato... Non sentire, perché adesso tra poco gli avvocati se ne vanno via e io non posso più sentire l'imputato. Allora, Vabbè, ma io qui insomma, se volete scrivere qualcosa, scrivetelo, già che voi dovete anche scrivere. Possiamo trovare una soluzione intermedia. Potrà proseguire. Qui non è questione di scrivere. Noi raccogliamo tutto quello che voi scrivete. E qui ce le leggiamo, perché noi leggiamo tutto quello che voi scrivete. Voi, sì, voi, però voi, presidente, un discorso scritto indipendentemente dal fatto che... No, vale lo stesso, non ci pensate. Ma se poi qualche cosa non la comprendiamo, lo chiediamo anche noi, chiediamo i chiarimenti. Ma comunque volevi chiedere un momento prima la... L'ultima cosa. No, non c'entra niente, questo qua era solamente... la prego di una cosa, allora. Faccia una cosa, quel foglio se lo tenga. Non ne parliamo, perché... Non è che se lo tiene in tasca. No. Mettetelo, dico, è possibile non parlarne? No, perché io oggi, quando Melluso mi ha detto allora i confronti con me li vuoi fare, io con quel foglio lì, io ancora sto aspettando Melluso, e Melluso, siccome è uno stupido, è vero, allora diciamo che Melluso effettivamente non è molto intelligente, ma neppure così, perché non interessa, dico, io sono convinto che a quel foglio Melluso ci arriva da solo. Io vi ho detto semplicemente, ho fatto una determinata dichiarazione, lui ha detto, tornando a quel fatto, che lui, quel tatuaggio, lui, Turatello, non ce l'aveva. Abbiamo vi sentito tutti, Valanzasca, ma accomodatevi. Lui ha dichiarato che non ce l'aveva. Lui ha dichiarato, presidente, lui ha dichiarato apertamente che... Me lo ricordo perfettamente. Oh, quindi dico, quello lì, abbiate la compiacenza. Questo qua che ne volete fare? Lo mettiamo a verbale, che cosa devo fare? No, dico, abbiate la compiacenza, siccome ho visto che si stava aprendo, dico, abbiate la compiacenza di non leggerlo, perché gli dareste... E non lo legge. Gli dareste uno spunto in più a Melluso per rispondere. Benissimo. Tutto qui. Presidente, allora, adesso, per quello che doveva essere il resto... Scrivete qualche altra cosa, il resto lo scrivete. Allora, Nadia Marzano. Ma possiamo trovare una soluzione intermedia? Se eventualmente potete sentirlo. Ma voi avvocato, ma voi dovete parlare pure voi. Per Valanzasca dovete parlare voi. A Valanzasca un'accusa sola gli è stata fatta da parte di 3 o 4 medici. Ha detto che non sono mai fatto parte della luoga pure. D'altronde l'ha cercato di dimostrare in tutte le maniere e bisogna dargliene atto. Comunque ha dato un grosso contributo. Lo so, ma no, ma non può
Ho capito, sono la questione del poc'anzi. Noi ci parliamo sempre, va bene. Comunque ha dato un grosso contributo a porre problemi di verità, anche se ha parlato molto, ha aiutato molto a chiarire.